sono tornata con un altro video e finalmente è arrivata la rubrica Buttons. Allora vi spiego un po' come funziona, di che parla, di come viene impostata e tutto quanto. È un video che ho fatto un po' in ritardo, infatti vi chiedo scusa, però dopo quell'esperienza che voi sapete, mi ritrovo spesso a viaggiare per lavoro e quindi vado da una parte, vado da un'altra, sto un po' mezza esaurita. Vabbè, ma si era capito. Allora, innanzitutto vi spiego il look che ho scelto di adottare per questo primo video, che non troverete sicuramente per gli altri video. Sto truccata molto naturale, diciamo non ho nulla sugli occhi. Ho messo delle ciglia finte naturali e contouring in rossetto chiaro, cioè non c'ho l'occhio truccato buttons o come sempre, non ho messo le lenti a contatto proprio per farvi vedere che anche la donna, cioè personalmente parlo di me stessa, con poco trucco, cioè a me perché mi viene spesso mossa la critica, ah, senza trucco fai schifo, di qua e di là, e io sinceramente non mi pare che faccio schifo con poco trucco, però vabbè, se mi volete vedere struccata, per chi non mi avesse visto, ci stanno i video tutorial, magari vi linko uno qua e all'inizio del video sto completamente struccata. All'occhio mio non cambia niente rispetto a struccata o leggermente truccata. E io mi vedo sempre uguale pure che ho 8 kg di trucco e fammi capire, no? Quindi lancio la prima pietra di favore, come si dice? Scaglio la prima pietra, insomma, a favore di noi buttons che si truccamo tanto e non è necessariamente che si truccamo perché è naturale, siamo cessi, ma perché ci piace il trucco, ecco. Allora, vi spiego un po' dove nasce il buttons. Allora, praticamente niente, voi come sapete tutti quanti, io ho un passato da cicciottella. Nel corso della vita mia, io ho sempre guardato riviste di moda, le altre donne, cioè avevo insomma i miei idoli di quando ero piccola, tipo Hilary Duff, mi piaceva Lindsay Lohan, i gemelle Olsen, no? Insomma erano teenager e io mi piaceva vedere i film loro, vabbè, e mi piaceva guardarle insomma sulle riviste, andare a vedere come loro si vestivano, tutte queste cosette qua, no? Io ho sempre guardato le donne come si vestivano e quindi diciamo l'occhio mio è sempre stato improntato a guardare le scarpe, la borsa, gli abbinamenti e quello e quell'altro, il trucco, il coso. Mi piaceva proprio il mondo del beauty, del fashion, no? Tant'è che mi sono detta, se mai un giorno mi sciupo, io farò strage. E così è stato. Quando ho iniziato a dimagrire, ho iniziato tappe piano piano, perché logicamente io sono una persona. Come vi spiego, nel senso, se io vedessi una cicciottella che ha minigonna, io la stimo, perché io quando ero cicciona, cagonna, non me ce sapevo vedere, non me la sarei mai messa, manco a pagamento, cioè mai nella vita, perché non me ne sentivo a mio agio. Quindi quando vedo quelle, insomma, cicciottelle che se ne sbattono del giudizio dell'altro e se escono cagonna, io estimo, perché io non ci avrei mai coraggio. Quindi basandomi sui miei parametri de occhio, che dicevo no, questo ancora non mi sta bene, io ho provato piano 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 le cose, no? Tipo, mi ricordo il primo jeans che mi sono messa dopo anni era una 46, io gasata, che potete capire, cioè era una 48, però mo sono messo, mo sono tenuto un'ora su, mi era diventata enorme. Il giorno dopo sono andata a comprare lo stesso modello che era una 46 e facevo un'85ina di chili più o meno, no? E io contentissima di sto jeans, da là ci ho abbinato tipo il tacchetto, pure chi i tacchi, voi pensate? Io ho iniziato da quelli bassi, perché prima ho comprato un 10 e mi sentivo già gasata, e poi sono andata aumentando fino al tacco 17, che è il tacco per eccellenza delle buttons, no? È un argomento complesso, infatti faremo tanti video al riguardo. E quindi niente, ho provato le cose piano piano con la minigonna. Io non mi ero mai messa, chi è che si era mai messa la minigonna? Già mo che sto dimagrita, mi sono rimaste cosciotte da rana, figuriamo se prima che potevo sta, come potevo sta. E quindi niente, da là diciamo io ho messo in pratica tutto ciò che l'occhio mio critico, l'occhio mio scrutatore aveva visto in 20 anni.
E da là niente, mi sono cominciata a farmi mio stile particolare. Comunque, vi dico, io all'inizio mi ero nata proprio fuori di capoccia perché non avevo, cioè, mi ero mai messa niente di sta roba, quindi io ero casata. È come se volevo mettere tutto insieme. Infatti, se fate il confronto tra i primi video, mo dite questa cazzo un pochetto è migliorata, nel senso sono cambiata. Prima ero proprio, cioè, io andavo in giro con l'olio sulle gambe, Johnson Baby, effetto sudato, minigonna e camicette, capelli ricci tutti codonati che mi partivano così, 8 kg di trucco, 3 pagliaccia finte, cioè ero troppo ganza, cazzo, dovevo nascere in America, no? E quindi niente, ho usato tutte queste cose insieme. Io ero troppo felice di stammo a preparare che ci mettevo 4 ore, potete capire. Alla fine, niente, nasce il nome Buttons. Buttons è perché, insomma, a brava ragazzetta è vestita in un modo. Cioè, avete presente quando magari vi vestite un po' più provocanti e magari tua madre o un'amica tua ti dice: mazza, come pare un mignottone, una battona, no? Così per giocare. E da là il nome Buttons è nato per gioco. Battona, Buttons, tipo, sai, è inglese ma non è inglese, capito? Da, si è imbastita, da, si è inventata così. E quindi ho detto che suo nome era Buttons. Vera teoria di una Buttons che io ci tengo a spiegare perché spesso e volentieri quando lo dico la gente mi guarda così. Mo vabbè, voi gnappe e gnappi me conoscete, però la gente che non lo sa dice Buttons. Come questa è scema, no? E niente, praticamente la Buttons non è una ragazza che fa la prostituta, detto in modo molto carino, o che fa la prostituta non a pagamento. La Buttons è quella donna che gli piace star centro d'attenzione, gli piace essere guardata, gli piace fa figa e tutte queste cose qua, ma non necessariamente è una Buttons vera e propria. Perché ve spiego, se è visto pure nell'esperienza che ho fatto, voi sapete a che mi riferisco, che io de Buttons a livello quello là non c'ho niente perché. Purtroppo, regà, io mi trovo male, vi dico la verità, io mi trovo male nella società a livello d'amicizie. Sembrerà strano, ma io ce n'ho pochi ma buoni, non è che so quella, cioè ho tanti conoscenti, però non ho proprio tante amicizie che dici, oddio, sono una cinquantina i miei best friend, no, perché sono un po' all'antica. Per quanto io posso essere strana, sono molto all'antica su tante tematiche, no, de vita. Cioè, ho dei principi che mi hanno dato mia madre e mio padre, che calcolano vecchio stampo, quindi ragazzette di oggi magari si ritrovano pure genitori un po' più giovani, perché mia madre c'ha 61 anni, però io ho pure una sorella di 37 e un'altra di 35, quindi diciamo, magari ci stanno genitori di 45-50 anni che hanno figli dell'età mia, magari sono un po' più modernizzati. Mia madre è molto moderna, però i valori che mi ha insegnato sono, comunque sono quelli antichi, quindi io per dire, il mio è tutto un apparire, ma in realtà del Buttons vero e proprio non c'è niente. E io faccio sta rubrica perché secondo me, che poi è, insomma, non è quello che dico io è legge, però secondo me non c'è niente di male nell'essere Buttons, no? Perché alla fine è anche divertente, cioè a me mi diverte un sacco la cosa, perché se io conosco uno, no? E io so vestita in un determinato modo e mi pongo in un determinato modo, nel senso pongo, te parlo pure che sto zitta, però magari sto là, faccio lo sguardo sensual, capito? Tipo, capito? Lo sguardo sensual, non quello se pensa chissà che ha, questa a letto, Che poi, se tu c'hai interesse a sciccere con questo, no? Questo vi era un buco nell'acqua allucinante perché poi vedrà che tu Buttons, no? Tu come io non sei una donna facile, cosa che lui pensava. Alla fine, se voi ci pensate, chi è che non vorrebbe una donna sia bella, attraente, curata e oltretutto non facile? Chi è che non la vorrebbe? Cioè, dai, io. Se uno dice io voglio che la donna mia, la donna che ci deve avere al mio fianco, sia una donna seria, non è che vestisse provocanti vuol dire che tu non sei seria personalmente, capito? Cioè ci stanno tanti fattori, no? Tipo, il ragazzo mio non accetta il mio modo di vestire,
E è vero, però è la prima volta che mi capita, vedi che è la verità, perché di solito a me mi hanno sempre accettato così come so. Vabbè, doveva capitare prima o poi che non mi accettavano, però vabbè, è capitato. E niente, oddio, ho perso il filo. Aspettate che è un discorso un torto, è perché mi ha distratto il telefono che squillava. E quindi niente, non accetta tanto il mio modo di vestire. Però io gli dico sempre una cosa, se tu vai tra i tuoi amici, tra i tuoi conoscenti, gente della zona, nessuno te potrà mai venire a dire io quella, con quella ce so ito. Perché io sono stata fidanzata, ho avuto tre storie da 2 anni ciascuno, quindi bene o male le mie esperienze sessuali, io mi imbarazzo a parlare di queste cose, le mie esperienze sessuali, non so chissà poi così quante che tutti te possono venire a dire io ce so stato, io ce so stato, io ce so stato. Cioè, capito? Sì, ok, io posso sembrare facile, ma in realtà non lo sono. E a conti fatti, se tu vai a parlare con tutta la gente, non c'è niente, non ci stanno, non c'è niente. Vabbè, comunque questa è una piccola cosa del Buttons, nel senso è nato come una cosa, è un nome, diciamo, simpatico per descrivere le ragazze provocanti e le ragazze a cui piace essere provocante, perché per carità di Dio, io non lo nego, a me mi piace una cosa più è volgare, più è strana, più è appariscente, più a me mi piace, cioè. A me mi piace stare ore davanti allo specchio, piammi cura di me stessa, fammi lo scrub e mettermi il tacchetto e comprare accessori e la gonna deve stare intinta col bracciale e poi la maglietta deve stare intinta con la borsa. Cioè, mi piace proprio, raga, io non ci posso fare niente, so così. E quindi niente, dentro a sta tipologia di video io volevo, insomma, che ne so. Fa diversi outfit, tipo il classico outfit, un classico, perché l'outfit da Buttons ce ne stanno tanti, ma non ce n'è uno vero e proprio, cioè potrebbe essere. Che poi st'outfit Buttons è ispirato particolarmente alle ragazzette de borgata, perché diciamo sono fatte tutte uguali, però hanno uno stile che rispecchia proprio il Buttons, no? Magari vi facevo vedere il classico trucco Buttons, perché il trucco Buttons per eccellenza, ragazze mie, è uno solo. Mo non ve lo svelo, vi farò presto il trucco, che in realtà è facilissimo, che nel senso si può fare chiunque senza avere chissà quale manualità o cose strane, perché de base è un trucco, è un trucchetto semplice. E magari vari outfit. Non so, raga, vi farò una bella rubrichetta che sarà molto simpatica. Che alla fine voi mi conoscete, quindi anche chi non c'ha stile mio mi vuole bene così come so, gliene frega niente che io so Buttons o meno. Però, guarda, magari se guarda sti video si guarda pure perché gli faccio compagnia mentre parlo. Però ecco, non vi so di certo che dovete essere come me, anzi. Però ecco, magari ci stanno quelle come me che poi hanno trovato interessante sta rubrica, quindi niente. E questo, diciamo, è il primo video che sintetizza un po' l'argomento. Ho parlato tantissimo, me ne rendo conto, poi c'ho sta videocamera nuova che non mi segna i minuti che io parlo, quindi io sto a parlare. Vi volevo far vedere una cosa. Come sapete, mo ci stanno un sacco di negozietti su Instagram. C'è sta una ragazza che mi ha mandato un bracciale per me e un ciondolino per voi. Quindi, tutti i commenti che trovo qui sotto sono validi per l'estrazione. Non dovete fare niente, non vi dovete scrivere né niente. Basta che, insomma, lasciate un commentino. Io poi faccio tramite un sito di estrazioni casuale l'estrazione e vi mando il ciondolino a casa. Vi lascio, semplicemente il nome da cercare su Instagram se, volete andare a ringraziare questa ragazzetta così gentile che ci ha messo, a disposizione sto ciondolo. Ve lo faccio vedere, The Button Style, e ci ha messo l'hashtag Miacellini, è stata carinissima. Ah, ecco, poi per non parlare, parlerò de unghie, de tutto e de più, regà, vi porterò proprio a pieno nel mio mondo, di come io vedo la visione
della mia vita quotidiana, magari vi porto a fare shopping con me, vi faccio vedere come scelgo i vestiti, vi faccio vedere l'armadio mio, perché magari, che ne so, stiamo in giro ovviamente, vedo una cosa, ma compro, poi vi dico, perché devo abbinare un'altra cosa, poi magari vi faccio l'outfit quando torno, insomma, vi porterò nel mio mondo appieno. E niente, io ringrazio la ragazza che ci ha regalato il ciondolino sia a me che a voi. Io ringrazio voi per aver visto il video, state sintonizzati e niente, non vi perdete i prossimi video, magari ne carico uno ogni 2 settimane, così non è troppo, dai, non è troppo poco e non è troppo tanto. Cazzo ho detto? Vabbè, avete capito. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!